Oggi siamo qua per rivendicare il diritto all'abitare nel comune di Palermo, in particolare perché ci sono lunghe liste di attesa, graduatorie infinite che non si riescono mai a soddisfare. Noi puntiamo tutto sull'autorecupero in modo tale che aumenti il numero di alloggi che può essere assegnato e sull'utilizzazione dei beni confiscati alla mafia e beni pubblici ormai dismessi come ex caserme, edifici scolastici abbandonati, eccetera. Pensiamo che in questo modo si possono dare le case ai cittadini palermitani e si possano dare anche le case possibilmente a coloro che verranno dall'Ucraina senza mettere gli uni contro gli altri. Noi intendiamo che sia a livello nazionale che a livello regionale la problematica dell'edilizia residenziale pubblica, quindi di questo disagio abitativo che in Sicilia purtroppo è accentuato rispetto anche alle altre regioni d'Italia, venga messo al centro dell'agenda politica. Chiediamo più sensibilità al governo regionale, nello specifico all'assessore delle infrastrutture, che noi da tanto tempo chiediamo che in Sicilia venga rinnovata questa edilizia residenziale pubblica per dare la possibilità agli istituti autonomi case popolari, che a nostro avviso hanno svolto e possono ancora svolgere una situazione fondamentale per quanto riguarda la casa popolare. Perché vedete, da decenni che non si assegnano case popolari, che cosa è successo? Che quello strato di famiglie economicamente deboli che non possono avere la casa popolare a canone ridotto, la cercano nel mercato, pagano 2, 3, 4 mesi, poi non pagano più. E quindi praticamente c'è tutta una situazione casa che è esplosiva. Noi oggi vogliamo denunciare questa situazione esplosiva sia a livello nazionale che a livello regionale.